È dalla fine del video che vi stiamo parlando, cioè in questo momento siamo Lion e Anna del futuro. Dalla fine del video, appunto, come ho detto prima, mi sto confondendo da solo. Per dirvi che questa schifosa mi ha fatto uno scherzo durante questo video. Mamma mia, che esagerato. Era solamente uno scherzettino piccolino, spiega, niente di che. Spiega che cosa hai fatto, forza, spiega. Va bene, va bene. Mm-hmm. Quando non eri a casa ho inserito una resource pack nel tuo Minecraft che cambia la texture della lava in acqua e quella dell'acqua in lava. E io che inizialmente pensavo che fosse un bug dell'illuminazione, un errore di Minecraft. Questa qui è lava, quella lì è acqua. Ripeti quello che hai detto. Ti sfido a chi trova per primo i diamanti. Tu sfidi a me a chi trova per primo i diamanti? Io questa cosa la devo registrare, perché non è possibile. Non ci si crede neanche se lo si sente con quattro orecchie. Tu... Scusa, perché? Perché tu non li trovi mai i diamanti e sfidi me il Diamond Master, scusa, Sì, e soprattutto non è vero che non li trovo mai. Guarda qua. Oh. Wow. Io ho trovato i diamanti. La prima cosa che mi sono fatta è proprio un piccone per poterti sfidare. Va bene, quindi stai dicendo che il motivo per cui hai perso tutte le sfide precedenti è che tu non avevi un piccone di diamante. Non ero ben attrezzata, esatto. Va bene, va bene, va bene. Allora io sai cosa ti dico? Accetto, ovviamente, questa sfida. Ma tu devi sapere, da inesperta, in miniera bisogna portarsi un secchio d'acqua e delle torce, ce le hai? Non ti preoccupare, ho tutto, stai tranquillo. Va bene, va benissimo. Allora guarda, ti propongo questo. Prendiamo un breve viaggio. Guarda, per questa volta è anche gratis. Tra l'altro qualcuno qua si è rubato e un po' i pagamenti che ci sono stati, ma vabbè, ma per questa come, volta è scusa, non li hai ripresi tu? Forse, ma non ne sono sicuro, perché voi ragazzi dovete sapere, ora siamo nel mondo della vanilla, la nostra vanilla. Molti di voi forse non seguono quei video, escono alle 4:30 ogni tanto. Di solito almeno una volta a settimana li facciamo uscire. Ci sono dei problemi di furti in questo mondo vanilla. Ci può entrare un po' di gente, nostri amici per lo più. Ma sapete, quando ci sono i diamanti in giro, gli amici spesso si trasformano in nemici. Sali, Anna? Come vado adesso? Sì, sì, esatto, ma noi siamo anche di più di amici, quindi diventeremo anche di più che nemici. Pensa a te che bello. Allora, che bella la visuale dall'alto del mio bellissimo villaggio fortificaccio. Va bene. Guarda che non è solo il tuo, è di tutti quanti. No, no. Viviamo tutti quanti, sì, intorno, ma al villaggio. Ma io l'ho rafforzato più di tutti, quindi è più mio che tuo. Quindi adesso ci fermiamo. Guarda, ti dico io dove. Ci fermeremo quando raggiungere... Anzi, sai cosa ti dico? Qui alla spelonca, alla rupe del carbone, mi sembra un buon punto. Scendi, Anna, scendi. Scendo di già? Sì, sì, qua va bene. Allora, la caduta è un pochino alta, però secondo me... non è neanche troppo mortale, quindi bisogna... Aia. Allora, io ho gli stivaletti... Sei vivo? Sì, sì, io però ho feather falling, quindi tu stai più attento. Vai, buttati, è morbido, vai, vai. Ti potevo mettere l'acqua, però potevi anche farlo da sola se sei così brava, Non sono capace a fare quel trucchetto con l'acqua, va bene? Va bene, allora, direi, possiamo usare questa zona, sembra essere abbastanza immacolata. C'è un bug dell'illuminazione qua. Perché? Vedo... c'è una colonna di lava che non illumina. Strano, vabbè. A volte succede. Sì, a è volte vero. Succede. Va bene, allora scaviamo, partiamo da qui. Tipo, non lo so, io parto... Guarda, io parto da qui e scendo giù alla profondità desiderata. Ok, poi... va bene, io allora magari... faccio che parto da qui. Io mi allontanerei, magari tu parti da là, dove vedi che c'è un po' più in là. Insomma, trovati un punto, per non essere troppo attaccati, se no rischiamo di trovare... Va bene, vado qua giù in fondo. Sì, come ti pare? Pronta? Guarda, io va sono... Va bene, userò questa già scavata, va bene? Prego, prego, parti anche prima, perché io sono già quasi così sicuro di vincere, che secondo me non vale neanche la pena che io mi sforzi più di tanto. Sei partita? Sì, sì, sono partita, sono anche in profondità. Bene, vabbè, allora dai, mi sa che conviene che mi sbrigo, non vorrei perderla proprio perché sono stato troppo, come si dice, troppo sicuro di me stesso. Facciamo come la lepre e la tartaruga? Esatto, non voglio fare la lepre e neanche la tartaruga, non so chi dei due era lo sfigato, però nel caso non voglio rischiare. Allora, sono abbastanza in profondità anch'io, esattamente a 35 adesso, no, devo scendere ancora di più. Devo arrivare a profondità lava, perché di solito è lì che si trovano i diamanti. Ops! Ma bravo, esatto. Ti ho Ma dato... vedo che hai studiato. Ti ho dato un suggerimento, guarda. Come l'ho se fatto... non lo sapessi. Beh, secondo me, guarda, tu potresti anche non saperlo. Guarda, hai trovato il tuo primo diamante. Non mi sembra il caso di vantarsi così tanto per il primo diamante che hai trovato. Allora, sono sceso. Tu mi sottovaluti troppo. Va bene, dimostramelo. Me lo dimostrerai, Anna, se ti sottovaluto. Ma certo troppo. Certo che te lo dimostro. Sono a profondità 13. Di solito questa è la profondità ideale che più mi aggarba per trovare il fantomatico diamante. Ovviamente
Il primo che lo trova deve avvisare, mi raccomando, Ovviamente. E vale chi vince, scusa? Perché uno smeraldo, guarda. Forse lo smeraldo non conta. Vabbè, lo smeraldo non conta, però è già un segno di chi dovrà trovare il primo diamante, perché secondo me se uno trova lo smeraldo già è partito col piede giusto. Mi sembra di sentire un rumore strano. Che c'è? Sento un rumore. C'è una pozza d'acqua così profonda? Ma che può capitare, insomma, magari era una spelonca. Ma scusa, profondità 11, una pozza d'acqua io non l'ho mai vista. Vabbè, può essere che magari qualcuno è già sceso. Oh, perché oi, io... oi, ma che c'è? Che c'è? Ma l'acqua mi ha dato fuoco. Ma siamo... Che? Non lo... Oh! Ok. Ma che dici? Anna, c'è una roba... Cosa cacchio? Anna, è una roba stranissima. Che succede? L'acqua mi ha dato fuoco, poi ho buttato un secchio d'acqua. Okay. Ed era... dentro il secchio è uscita una roba tipo lava. È uscita la lava da dentro il mio secchio d'acqua. È uscita... Ma che stai dicendo? Non lo so, sarà un bug, non lo so. Ma cioè, probabile, anche perché prima pure vedevi la lava che non era illuminata. Quindi può essere che ti sia buggato, sì, un pochino capito. L'illuminazione. L'illuminazione può essere, ma qua c'è quest'acqua. Scusa, No, è strano però, scusa, fa il rumore dell'acqua. È acqua, però mi ha dato fuoco. Ma ti starei sbagliando. No, non mi sto sbagliando, mi ha dato di nuovo fuoco. Mi ha dato di nuovo fuoco. E se io verso la mia acqua appare lava. Ma scusa, ma tu i diamanti li stai trovando? Perché io, cioè, non vorrei che questo problema mi faccia perdere la sfida, però. No, al momento ho trovato solamente oro, ferro, vabbè, cose allora, del genere. Ok, va bene, io abbandono quel... cosa c'è? Guarda un po'. Cosa hai trovato? Cosa ho trovato? Chi lo sa? Non mi dire che hai trovato i diamanti. Ma non lo so, guarda, tu ti sei perso tempo, sì, lì, ma... la lava che brucia, scusa, la lava ma non che è fredda, bla bla Anna, bla. Anna, devi venire qui a vedere sta cosa. Vieni qui, guarda, aspetta, dove sei? Allora, ok, la sfida può essere che l'hai vinta tu, non mi interessa, fatti vedere, togliti, sei shiftata, smettila, che fai? Non sono shiftata. Ah, allora, vieni verso il mio nome, brava, così, ok? Sfondo da qui? Sì, penso di sì, scava dritta, 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 sì, dritta, sì, dritta, 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 ok, ok. Salve. Fammi vedere i diamanti prima di tutto, che fidarsi bene, non fidarsi meglio. Guardali qui. Va bene, grazie. No! No, scherzo, scherzo. Vieni con me, vieni con me. Questa cosa la devi vedere. Poi magari a te, non lo so se ti funziona, ma io qua vedo. Scusa, cosa vedi tu qua? Ossidiana, eh? Acqua. Ma l'acqua dà fuoco. Scusa, vacci dentro. Scusa, quest'acqua dà fuoco. Ti guarda. Ma quando mai? Guarda, guarda. Vedi, vedi. Vado a ma fuoco. Ma non è possibile. Ma come vedi... mai? Ma chissà. Anna? Sì? Ma mi stai prendendo in giro? No, no, no. Anna? Che c'è? Scusa, qualcosa perché... Qualcosa non va, c'è qualche problema. Sì, c'è qualche problema. Anna? Sì? Cosa cavolo hai fatto? Non ho fatto niente. Perché io? Una... Perché... Ho vinto la Anna! Sfida, ecco cosa ho fatto. Anna, perché ho una resource pack installata che si chiama Lava to Water and Water to Lava, probabilmente? Anna! Annaggia. Ma che è successo? Cosa? Anna, ma ti sei magari sbagliato? Hai messo la resource pack diversa da quella che usi di solito? No, non ho messo. Brutta schifosa. Questa sei stata... Non mi picchiare. Tu mi hai messo questa resource pack. Ma sì, non è vero, ma non mi avvicinerei mai a tuo computer. Siamo due no? in casa. Anna, ti gonfio di frecce, Anna. No, scappa! No, Anna, no, scappa! No, hai 5 secondi! No, non ti consiglio di andare, correre! Ti, prego. Ti consiglio di correre e anche veloce! Quando cioè, tu sei venuta qui mentre io non c'ero e mi hai messo una resource pack che mi cambia. Infatti era strano, perché questa lava, che è acqua, è strana, ha il colore, cioè è lava, però ha il colore bluastra, è una lava bluastra. Perché probabilmente il colore viene mantenuto da Minecraft ed è inutile che scappi, tanto prima o poi ti ritrovo. E intanto torno su. Però invece l'acqua è uguale, l'acqua è veramente acqua, soltanto che non è acqua, è lava. Guarda, sì. Lo so che lo sai. Lo so. Guarda, come qui. Sai io, vuoi che non lo so? Porca miseria, cioè, ma è letale. Meno male che ero ben corazzato, ho l'armatura pesante, perché altrimenti questa cavolo di acqua mi avrebbe fritto. Cioè, sì, che schifo, che persona orribile, guarda. Tanto adesso tu pensi di essertela cavata, ma per avermi fatto uno scherzo del genere, io te lo dico, e non c'è neanche bisogno che io te lo dica, ma tanto ti spetta una dose, una sana dose di botte. Anzi, sai cosa ti dico? No, ti uccido proprio. No.
Dai! No, ti prego, diamanti! Diamanti! I diamanti è un inventario prezioso che servirà per ricompensa del fatto che tu mi hai truffato e io mi ma devo vendicare. Ma scherzando? Con tutte le volte che mi hai truffato tu, adesso vuoi portarmi l'unica gioia di Minecraft? Sì, ti voglio portare via l'ultima gioia di Minecraft perché ti sei permessa di prendere in giro il Diamond Master. Tra l'altro, ma scusa, parte dello scherzo erano anche i diamanti che hai trovato, cioè li hai trovati davvero o no? No, certo che li ho trovati davvero. Sei sicura? Ti posso assicurare di sì. Perché guarda, risulta anche meno credibile che tu abbia veramente trovato i diamanti rispetto alla lava acqua. Li ho trovati davvero. Va bene, no, se ce lo prometti, guarda, ti credo. Il problema è che sto cercando di uscire per ucciderti, però penso che siamo scesi parecchio più in profondità di quanto pensassi. E ci sono gli spettri pure, che mi danno sempre la caccia. Quelli ce l'hanno con me 24 ore su 24. Comunque io te lo dico, sono veramente infastidito. Ferma! No, smettila, ti prego. No! Vieni qui! Almeno fammi vedere prima la tartaruga, ti prego. Va bene. La tartaruga te la faccio vedere perché sono curioso di vederla anch'io. Guarda qua, cioè guarda questo mare. È un mare di lava, un po' blu, ma pur sempre un mare di lava. Mare di acqua. Di acqua, non è di acqua. Mamma mia, guarda, Anna, non provocare. No, perché dai. Hai visto il film Lo Squalo? Io sono lo squalo della lava. Ti prego, quel film okay. Mi fa paura. Dai, tuffati, andiamo a vedere okay. Questo. Speriamo che la nostra tartarughina non sia cotta. Speriamo che non hai messo anche a lei la resource pack con la lava al posto dell'acqua e l'acqua al posto della lava. Vabbè. Comunque, per quelli di voi che non lo sanno, qui è il nido della tartaruga di Anna. E sta lì, sta bene, però mi sembra vedi che... Vedi che l'ovetto è rotto. È incrinato, dici? Sì, è un sacco rottino. Secondo voi, ragazzi, si sta per schiudere? Può essere, Però, sai che mi aspettavo che a questo punto si sarebbe davvero schiusa? Perché, se non l'avete visto, nell'ultimo episodio dove abbiamo giocato la vanilla, io ho regalato ad Anna quest'uovo. Pensavo che si sarebbe schiuso mentre non eravamo online. Invece, ancora sta così. Probabilmente... Infatti è strano, però le tartarughe ci mettono tanto per nascere, quindi magari ci mette tanto anche lei. Non so se tu sei una tartarugologa, oltre che una brava scherzonaia, schifosa. Ne ho imparato. Vabbè, da te. Basta comunque, questa tartaruga un giorno la vedremo schiusa, forse, però per ora chiudiamo qui. Io sono abbastanza infastidito, ma la cosa mi piace perché mi giustifichi nel farti altri scherzi. Perché no, altrimenti. Tieni, diamanti, ti prego. Prenditeli quei diamanti, non li voglio. Non li voglio. Ti farò un altro scherzo ben presto, ragazzi. Suggeritemi nei commenti. Per questa volta è tutto. Vi compaiono altri video. E Lion e Anna. Out! Ciao!